Cari telespettatori, ben ritrovati a Conoscere i funghi. Ci troviamo in un bosco montano di conifera, tipico ambiente di crescita di Russula vinosa, la russula che abbiamo incontrato in questo sito. Si tratta di una russula di dimensioni medio-grandi, dalle colorazioni bruno-rossastro piuttosto cariche, con tonalità anche violacee, che talvolta però possono decolorare verso l'ocraceo, soprattutto nella parte centrale del cappello. Se noi andiamo a osservare le lamelle sono piuttosto fitte, hanno una colorazione bianco-crema e diventeranno ancora più cariche di colore, un po' più gialline a maturità, proprio per la maturazione delle spore che sono giallastre. Il gambo è tozzo, piuttosto corto, bianco, con carne cassante, si vede che si rompe come il gesso senza sfilacciarsi. Il gusto di questo fungo è un gusto dolciastro e quindi è una russula che potremmo considerare commestibile, proprio perché la carne è dolce, anche se non è di gran qualità. È un fungo comunque piuttosto diffuso. Una caratteristica di questa russula è l'annerimento della carne a maturità, quando gli esemplari diventano vecchi, come questo comincia ad esserlo. Se noi andiamo a osservare com'è sotto, vediamo che presenta, intanto la colorazione del gambo è diventata grigiastra e diventerà poi nerastra, e anche qui le lamelle in questa parte cominciano a essere come sembrano bruciate, proprio perché ha questo annerimento tipico della carne. Rimanendo sul terreno questa diventerà completamente nera. Abbiamo conosciuto oggi Russula vinosa, una specie tipica dei boschi montani di conifera, ed è tutto per oggi, ci rivediamo con una nuova specie.